Sì, facciamo il punto. Questa iniziativa rientra fra tante iniziative che stiamo facendo nei territori per rilanciare la nostra mobilitazione sul tema previdenza. A maggior ragione tenendo conto delle notizie che stanno emergendo sulle intenzioni del governo, che sono assolutamente non condivisibili. L'ipotesi da passare da quota 100 a quota 102 e poi 104 è una presa in giro perché non consentirebbe a nessuna persona di accedere a queste possibilità. Noi abbiamo delle proposte chiare come sindacato che portano a una flessibilità in uscita dopo 62 anni di età o con 41 anni di contributi, che si riconosca il lavoro di cura, il lavoro delle donne, i lavori gravosi, si dia una prospettiva anche ai giovani da un punto di vista previdenziale, si rivaluti anche le pensioni. Abbiamo proposte concrete, vorremmo che il governo ci convoca per poterle discutere e ci dia anche delle risposte. Questo non è avvenuto fino adesso, ci auguriamo che a breve il governo lo faccia, diversamente intensificheremo le iniziative per parlare ai lavoratori, ai pensionati e avere una mobilitazione su questo argomento.